Marc Genet, Anthony Davidson e Alex Wurz pongono la loro firma sulla prima vittoria in carriera della Peugeot 908 alla sua seconda gara dell'anno. Il trio a bordo della vettura numero 7 ha tagliato il traguardo in parata al comando di una doppietta completata dalla vettura gemella di Montagny, Sarrazin e Minassian. Dietro a due Peugeot impeccabili si accodano tre Audi R18 malconce. La prima è quella gestita da Capello Christensen McNish, al terzo posto e ad un giro di ritardo dai rivali. Ancora più arretrate le altre Audi in quarta e quinta piazza con Bernardo Marockenfeller e Fessler Rotterer Treluie. E dire che non sembrava proprio il weekend giusto per Peugeot dopo le tre libere sempre dietro Audi e l'errore di valutazione in qualifica. La situazione si è completamente ribaltata già durante le prime fasi della corsa, complici le sfortune e i guai di Audi, oltre ad un ritmo gara del 908 che ha lasciato sorpresi gli stessi piloti della casa francese. Le Mans è ancora lontana, ma c'è il sentore che il livello di preparazione di Peugeot sia già a buon punto per la 24 ore. Al contrario, Audi saluta il Belgio con una R18 a livello della rivale in termini di velocità, ma colpita da tanti piccoli inconvenienti che in gara fanno inevitabilmente la differenza. Già alla partenza abbiamo subito un test a coda da parte dell'Audi R18 numero 3 con la guida McNish. Questo permette alla vettura numero 2 di prendere il comando, seguita dall'Audi numero 1. In terza posizione troviamo la prima Peugeot, la numero 7 con Wurz al volante. Lotterer con la R18 numero 2 continua a guadagnare terreno e McNish inizia la rimonta che lo porterà a superare la Peugeot Recal sesto giro. Nel frattempo le Peugeot mostrano il loro potenziale avvicinandosi sempre più alle Audi in prima e seconda posizione. Wurz ottiene il secondo posto a scapito di Bernard al dodicesimo giro, mentre la gara si profila come di consueto il duello Audi-Peugeot. Al diciannovesimo giro Wurz con la 908 numero 7 ottiene il comando, fermandosi insieme alle tre Audi per il primo pit stop. Nel frattempo arrivano i problemi per la Peugeot Oreca, portata ai box a poco più di un'ora dalla gara. Tornando in cima, le Audi continuano a far registrare tempi leggermente migliori delle 908, ma questo non è sufficiente a riguadagnare la vetta. La R18 numero 1 al quarantesimo giro subisce una collisione con una Formula Le Mans. Cofano motore da sostituire, pit stop non previsto. Al rientro in pista sarà in sesta posizione. Poco dopo Capello attiva inavvertitamente lo speed limiter della 18 numero 3, perdendo quasi 20 secondi. Durante la terza ora di gara la sorte colpirà anche l'Audi numero 2 di Benoît Treluie. Nel cambio di direzione della curva Fagne, il pilota francese entra in contatto con la traiettoria sporca e perde inevitabilmente il controllo della sua vettura, scontrandosi con le barriere. Treluie riesce in ogni caso a tornare ai box, ma al rientro in pista si ritrova bloccato dal semaforo rosso della pit lane a causa del passaggio della safety car. I commissari hanno infatti ordinato l'intervento della vettura di sicurezza dopo uno spaventoso incidente della Lola HPD di Christophe Couchoux, Level 5 Motorsport, fuori controllo a Lorouge a causa della rottura della sospensione posteriore sinistra. Alla ripartenza le tre Peugeot leader vedono al volante Genet, Lamy e Minassian. Christensen quarto rappresenta l'unica vera minaccia per il 908. A poco meno di due ore dalla fine, Pedro Lamy è autore di un errore nella frenata della curva Bruxelles che lo porta in fondo alla classifica LMP1. Ma poco dopo, anche Christensen si ritrova costretto ad arrestare la sua rincorsa a causa di un contatto con una GT che ha rovinato il cofano motore della sua R18. Con i primi due posti ormai blindati, il terzo gradino del podio rappresenta l'unica incognita della gara e a soli 40 minuti dalla bandiera a scacchi, Simon Pagenaud, terzo, deve fare i conti con la rottura della sospensione anteriore sinistra. La Peugeot numero 9 perderà oltre 10 minuti per le riparazioni, rientrando in gara solo al nono posto. Alle spalle dei bolidi e diesel si piazza la Pescarolo Jade di Collard Tinsot Jousse, che nonostante una gara impeccabile non può ancora nulla contro la velocità di Audi e Peugeot. Rebellion Racing è settima con la Lola Toyota di Yanni e Prost, mentre Quaife la SM ha dovuto fermarsi anzitempo per un guasto al motore. In classe LMP2 e doppietta Oreca Nissan, grazie al successo di Besche Thierry Firth della TDS Racing, e il secondo posto di Busan Energy, terza HPD con Stracca Racing. In GTE Pro e dominio Ferrari con la prima vittoria di Bruni e Fisichella della AF Corse, secondo Team Farnbacher, terza la BMW con Prio e Alza.